Grazie Presidente, anche io eviterò di mettere il video per questioni di connessione. È un intervento molto breve, solo per insomma, condividere quello che hanno detto i miei colleghi fino ad ora, nel senso che solo questo è il primo tassello di un percorso che assolutamente ci deve portare poi alla piena fruibilità del parco insomma, e a condividere anche l'ordine del giorno della consigliera Iorio che annuncio di sottoscrivere anche io e vedo in chat anche la consigliera Catini, questo per lei Presidente, e quindi sottoscrivo anch'io l'ordine del giorno che appunto chiede che venga fatto appunto un cronoprogramma delle attività per la messa in sicurezza del parco, un cronoprogramma appunto per la messa in sicurezza del parco. Solo un appunto, allora, personalmente sono molto contento che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e per quanto riguarda la messa in sicurezza, come era emerso nelle precedenti commissioni, questo solo un appunto, nelle precedenti commissioni appunto la somma, già uno studio di fattibilità del Dipartimento Ambiente, insomma, parrebbe che ha già uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del parco e abbia già previsto appunto una somma per addivenire a questo risultato che è di circa 450 mila euro e all'interno della delibera appunto si prevede appunto anche lo stanziamento di tale somma per la messa in sicurezza, per la fruibilità. Tuttavia appunto come ci suggerisce l'ordine del giorno della consigliera Iorio sarebbe importante al fine appunto di sia in termini di trasparenza che il territorio possa insomma verificare lo stato d'avanzamento di lavori, chiamiamolo così, anche un cronoprogramma per maggiore trasparenza e affinché appunto i cittadini che su questa particolare tematica, vuoi per la storicità, vuoi per l'importanza del parco stesso, sono molto molto attivi e sono sul pezzo, insomma, ecco, così, per così dire. Semplicemente poi, appunto, questo per dire che insomma, si è pensato alla messa in sicurezza. In seconda battuta, solo un appuntino, ecco, per rispondere al consigliere Di Primo, sicuramente 8 anni per. Io insomma condivido le riflessioni del consigliere Di Primo quando dice non è possibile che ci vogliono 8 anni per procedere a che è comprensibile, anch'io da cittadino mi sento di dire questo, però ecco. Da un punto di vista prettamente amministrativo, quindi non politico, anche perché credo che oggi la politica sia tutta unita, spero sia tutta unita appunto per l'approvazione di questa delibera, quindi di politico c'è tanto ma c'è anche poco, insomma, dipende dai punti di vista di osservazione, e che appunto se per l'acquisizione di questo parco l'acquisizione di questo parco è passata per 3 amministrazioni e per 8 anni, ecco. Secondo me, cioè, e come poi è emerso in commissione, nelle varie sedute, ecco, il percorso amministrativo delineato nell'allora delibera magari non era così facile o di pronta soluzione così come dovrebbe e come avrebbe potuto essere. Quindi, contento che siamo arrivati alla fine di questo, ho fatto le dovute precisazioni, ho chiesto la sottoscrizione, appunto, la mia sottoscrizione all'ordine del giorno della consigliera Iori, che reputo sacrosanto in linea con quanto poi emerso nelle commissioni, e con questo appunto consegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie.